Buongiorno a tutti. Nella lezione di oggi iniziamo ad affrontare il primo grande argomento della classe quarta, che ci vedrà fare un confronto tra lo sviluppo di diversi sistemi politici all'interno dell'Europa moderna. Siamo nel 600 e andremo a vedere come in quelli che sono all'epoca già probabilmente due tra i più importanti stati europei, cioè la Francia e l'Inghilterra, vanno sviluppandosi appunto dei sistemi politici decisamente differenti tra loro. Perché, come vedremo oggi, la Francia inizia a svilupparsi nel segno dell'assolutismo, cioè la costruzione di una monarchia assoluta, andremo poi a vedere il significato del termine. Trattata la Francia, vedremo invece la contemporanea evoluzione dell'Inghilterra, dove fallisce l'esperimento assolutistico, invece si stabilisce la tradizione di una monarchia parlamentare, quindi decisamente un modello del tutto diverso. Oggi noi iniziamo dalla Francia, per l'appunto. Iniziamo dalla Francia che, se ricordiamo, passate video lezioni, avevamo lasciato all'inizio del 600 in una situazione di crescita di importanza nello scacchiere europeo. La Francia era stata attraversata dalle guerre di religione a fine 500 che l'avevano lacerata profondamente, ma dopo l'avvento a potere di Enrico IV di Borbone la situazione si era normalizzata, torneremo anche su questo in queste lezioni, la situazione si era normalizzata dal punto di vista religioso e oltretutto la monarchia francese aveva iniziato a rafforzarsi decisamente, a rafforzare il suo controllo sul paese e in particolar modo il suo controllo sulla nobiltà. Avevamo visto poi che la Francia aveva avuto un ruolo di primo piano nella guerra dei Trent'anni, attraverso soprattutto il cardinale Richelieu, che era una sorta di primo ministro della politica francese sotto il regno di Luigi XIII, che aveva fatto sì che la Francia appunto era intervenuta in diverse fasi per cercare di impedire che l'impero austriaco, l'impero degli Asburgo, riuscisse a mettere sotto suo completo controllo tutta l'area tedesca e alla fine la Francia riuscirà in questo obiettivo perché gli Asburgo usciranno con le ossa rotte dalla guerra di 30 anni. Si aprirà quindi una nuova fase per la Francia da metà del 600, perché è da questo periodo che ripartiamo. Richelieu muore nel 1642 e con la morte di Richelieu si aprirà, lo vediamo, un periodo di difficoltà per la monarchia francese. Perché? Perché Richelieu e Luigi XIII escono di scena quasi contemporaneamente, vengono sostituiti da un lato da un nuovo sovrano, Luigi XIV, che però all'epoca ha solamente 5 anni, è decisamente piccolo e quindi è messo sotto tutela e il governo viene esercitato da un altro cardinale, stavolta di origini italiane, che era il cardinale Mazzarino, che governerà sostanzialmente la politica francese durante tutto il periodo di minorità del re. È in questa fase che la Francia gestisce l'ultima fase della guerra dei 30 anni, sotto appunto Mazzarino, ricordiamo, la guerra dei 30 anni finisce nel 1648, è stata comunque una guerra molto dispendiosa per la Francia, quindi sotto Mazzarino inizia un deciso aumento delle tasse, perché la corona francese ha bisogno di rimpolpare le sue finanze. Questa politica di alta tassazione, di progressivo accentramento del potere nella corte, nella monarchia francese, genera un diffuso scontento. E questo scontento sfocerà intorno alla metà del secolo nelle cosiddette fronde, che lacereranno il paese. Che cos'è una fronda? Una fronda è, in linguaggio politico, diciamo, un'opposizione, una forte opposizione, in questo caso una vera e propria ribellione. Nel 1648 ci sarà la cosiddetta fronda parlamentare. Si ribelleranno i parlamenti contro questo strapotere del potere della corte, del sovrano. Facciamo un piccolo inciso, perché dobbiamo chiarire il significato del termine parlamenti, perché cosa sono i parlamenti in Francia? Sono qualcosa di completamente diverso dai parlamenti che intendiamo oggi, non sono organi eletti dal popolo, che hanno potere legislativo, hanno potere di fare le leggi. In prima cosa i parlamenti in Francia sono diversi, non è uno solo, sono sparsi su tutto il territorio, sono organismi territoriali, sono delle corti di giustizia, una sorta di tribunali sparsi su tutto il territorio che in verità hanno funzioni varie, hanno funzioni sì dal punto di vista giudiziario come corti di Cassazione, però hanno anche limitate funzioni legislative, quindi diciamo sono organi amministrativi più che altro, che tra le varie funzioni hanno anche, in particolar modo il Parlamento di Parigi, ha un'importante funzione di registrare gli editti del re,
facendoli entrare in vigore. Sostanzialmente il re aveva il vero potere legislativo, ma gli editti regi, prima di entrare in vigore, dovevano essere registrati dai parlamenti che mantenevano una sorta di indipendenza, tradizionalmente dal sovrano. Da chi erano controllati i parlamenti? Erano controllati dalla nobiltà di toga. Anche qui, se ci ricordiamo, la nobiltà di toga era un'istituzione che aveva cominciato a prendere piede a fine 500 in Francia, creata appositamente dal sovrano per contrapporsi alla nobiltà di spada. La nobiltà di spada era la nobiltà tradizionale che affondava le sue radici nella storia militare della Francia del Medioevo. La nobiltà di toga, invece, era una nobiltà nuova, creata appositamente dal sovrano, chiamata di toga appunto perché i suoi membri venivano scelti tra alta borghesia, diciamo, comunque personaggi, persone laureate, persone di una certa cultura. Tradizionalmente la nobiltà di toga era sempre stata abbastanza legata alla monarchia, al sovrano, perché ricavava proprio dal sovrano il suo status nobiliare. Però la nobiltà di toga proprio in questa fase si ribella, gestendo tramite i parlamenti, cercando oltretutto di mobilitare la popolazione contro la monarchia. In questo caso, pur con qualche difficoltà, la fronda parlamentare verrà stroncata dall'esercito. Non finisce qua però il momento di difficoltà, perché passano solo 2 anni, siamo nel 1650, avremo una nuova fronda, stavolta la cosiddetta fronda dei nobili, e stavolta è proprio la nobiltà di spada a ribellarsi, la nobiltà più antica, che in particolar modo protesta contro l'eccessivo potere che Mazarino aveva accentrato nelle sue mani. In questo caso sarà una sfida ancora più dura per la monarchia, che oltretutto sarà costretta anche ad abbandonare Parigi per un certo periodo di tempo. Anche in questo caso la fronda dei nobili verrà stroncata, ma solamente nel 1652. Quindi è un quinquennio molto difficile, con un sovrano in minorità, Mazarino che deve affrontare tutte queste situazioni, ma alla fine la monarchia riesce, seppur faticosamente, a mantenere saldo il suo potere. Però le cose cominceranno a cambiare di lì a poco. Perché? Perché Mazarino morirà poi nel 1661 e il potere effettivo stavolta non sarà preso da un altro primo ministro, ma sarà preso direttamente dal sovrano. Luigi XIV, in quest'anno, che all'epoca ha 22 anni, assume definitivamente in se stesso tutti i poteri del sovrano, diciamo. E da qui in avanti proseguirà il suo lungo governo, tanto che Luigi XIV regnerà effettivamente per ben 54 anni, fino alla sua morte all'inizio del Settecento, che poi vedremo. Quindi è la lunga fase del governo di Luigi XIV, chiamato anche Re Sole, poi vedremo anche il significato di questo termine. Diciamo che, diciamo subito, poi andremo a vedere tutti gli aspetti, che il regno di Luigi XIV non fu un periodo di pace e benessere per la Francia, o perlomeno per il popolo di Francia, ma sarà comunque questa. Questo periodo sarà comunque ricordato come una fase di grande splendore per cosa? Per la corte, in particolar modo per la stessa monarchia, perché vedremo che Luigi XIV farà tutta una serie di cose che faranno sì che la monarchia francese diventerà quella più importante probabilmente a livello europeo. Il simbolo forse di questa grandezza, di questo sfarzo, sarà la costruzione della Reggia di Versailles. Reggia di Versailles, un gigantesco palazzo di 700 stanze che con il suo parco occupava un'area di ben 67 km quadrati, fatta costruire appositamente da Luigi XIV, e diventa la residenza reale. Il re prima alloggiava in centro a Parigi, al Louvre, era il palazzo, la residenza dei sovrani. Dopo, con la ricostruzione della Reggia di Versailles, la monarchia e la corte si spostano al di fuori di Parigi, perché Versailles si trova nella campagna, nei dintorni di Parigi, e questo diventerà il centro del potere della Francia. E sarà sotto Luigi XIV, quindi, che si svilupperà nella maniera più compiuta possibile il concetto di assolutismo. Luigi XIV costruirà una monarchia assoluta. Ed è questo il concetto chiave su cui ci dobbiamo soffermare oggi. Per comprenderlo bene, prima di passare effettivamente agli strumenti del potere di Luigi XIV, andiamo a fare un piccolo approfondimento proprio sul termine assolutismo. Il regno di Luigi XIV rappresentò il culmine dell'assolutismo monarchico, una prassi politica già comparsa durante le guerre di religione. In questo periodo venne infatti, prendendo forma, un sistema di governo che intendeva far leva sulla teoria della suprema volontà del sovrano per ridurre il potere dei ceti privilegiati che ne condizionavano lo svolgimento effettivo, soprattutto in materia di tasse e di controllo del territorio.
Il termine assoluto, infatti, non significava affatto illimitato, bensì sciolto da vincoli, dal latino absolutus, absolutus, ossia slegato dalle norme consuetudinarie su cui la società tradizionale fondava l'esercizio del potere e la sua legittimità. In effetti, all'inizio dell'età moderna, il sistema prevalente era il cosiddetto stato per ceti, all'interno del quale il potere era condiviso fra il sovrano, affiancato dalla sua corte e dai suoi ufficiali, e le assemblee, stati generali, parlamenti, diete, nelle quali si raccoglievano i rappresentanti degli ordini privilegiati. Nell'ambito di questo sistema, nessun reo principe riusciva mai a controllare totalmente il paese di cui era capo, se non salvaguardando gli interessi dei ceti a lui più vicini. La politica assolutista aveva pertanto l'obiettivo di rafforzare la monarchia, trasformando il sovrano nella fonte della legge, attraverso la quale egli stesso si legittimava, indipendentemente da qualsiasi altra forma di riconoscimento. I pilastri dell'assolutismo erano perciò le risoluzioni del monarca in politica interna e il perseguimento di una politica estera di potenza. La Francia, quindi, sotto la monarchia assoluta di Luigi XIV, tenterà di imporre la sua egemonia politica sull'Europa. Vedremo quanto sarà importante la politica estera durante il regno di Luigi XIV. Diciamo subito che la Francia non ce la farà a imporre questa egemonia politica, riuscirà però a fermare una sorta di egemonia culturale della Francia sul resto dell'Europa, tanto che ad esempio il francese diventerà la lingua della diplomazia da questo periodo in avanti. E oltretutto molti sovrani europei, molte monarchie europee, cominceranno a guardare con interesse alla monarchia francese come un modello per costruire a loro volta dei regimi assoluti. Cosa farà Luigi XIV per costruire questa monarchia assoluta? Ne abbiamo detto, prende subito in mano le redini del governo e quindi gestirà il potere senza un primo ministro, come erano stati Richelieu e Mazarino. Anche se ovviamente Luigi XIV ha dei collaboratori, a lui subordinati. Il principale di questi collaboratori, quello che aveva un ruolo più importante, era il controllore generale delle finanze, una sorta di ministro delle finanze, colui che controllava i conti dello Stato. Questa carica sarà ricoperta per lungo tempo, tra 1665 e l'83, da un personaggio importante che ritroveremo, che è Jean-Baptiste Colbert. Luigi XIV si dedicherà comunque quindi a una riorganizzazione totale dello Stato francese, che passa innanzitutto, chiaramente, dall'accentramento dei poteri e delle decisioni nella sua persona. Nessun tipo di decisione di scelta poteva essere presa o messa o attuata senza passare attraverso il sovrano. Parallelamente a questo, ovviamente, l'assolutismo prevede la riduzione delle autonomie locali. La Francia, tradizionalmente, dal sistema feudale in avanti, era uno stato frammentato in cui nobiltà locale, le città, i parlamenti erano fonti di potere, potevano prendere autonomamente delle decisioni riguardo ai territori. La Francia era anche uno stato dove gli stati generali, come assemblea dei ceti francesi, nobiltà, clero e terzo stato, aveva sempre avuto un ruolo sempre più importante tra il 300 e il 500. Ecco, tutti i poteri di questi enti locali, li chiameremmo oggi, vengono drasticamente ridotti. Altro passaggio importante sarà la razionalizzazione del fisco e dell'economia. La monarchia assoluta è un sistema di governo molto dispendioso che ha bisogno quindi di avere finanze solide e continuamente rifornite. Su questo si impegnerà particolarmente Colbert, lo vedremo nel dettaglio nella prossima lezione. Uno Stato assoluto per funzionare, ha anche bisogno di una solida burocrazia, di un sistema burocratico efficiente. La Francia con Luigi XIV inizia a diventare uno stato burocratico. Cioè, cosa vuol dire? Che tutto il territorio deve essere capillarmente controllato da un sistema che fa capo al sovrano. E quindi il controllo del territorio sotto Luigi XIV sarà affidato ai cosiddetti intendenti, che erano gli intendenti dei funzionari, diciamo, erano soprattutto borghesi oppure membri della nobiltà di toga, quindi generalmente fedeli al sovrano, che erano un po' le mille mani di Luigi XIV sul territorio, mille mani, mille occhi che gli permettevano di controllare e di gestire tutto quello che accadeva in uno stato grande come la Francia. La politica estera sarà importante, sarà una politica estera fatta di molte guerre, quindi la monarchia assoluta ha bisogno di un esercito permanente, quindi la Francia si doterà non più, sempre più, non più di un esercito di mercenari, ma di un esercito di soldati di professione sempre al soldo della monarchia, quindi un esercito stabile. E altro punto importante, la monarchia,
Tradizionalmente i sovrani francesi avevano sempre avuto problemi con la nobiltà di spada, l'abbiamo visto anche durante la fronda nei nobili poco fa. E quindi l'accentramento dei poteri passa inevitabilmente da una limitazione dei poteri dell'aristocrazia francese. La nobiltà francese, Luigi XIV, si impegnerà molto su questo aspetto, trovando anche uno stratagemma abbastanza interessante. Perché? Perché abbiamo parlato della costruzione della reggia di Versailles. Ecco, nella reggia di Versailles saranno costretti a risiedere tutti i grandi nobili del regno. Quindi la reggia diventa una corte allargata in cui vengono a vivere centinaia di persone, tra appunto nobili e servitori, circa, anzi centinaia più di centinaia, si parla di diverse migliaia di persone, che vivono questa sorta di prigionia dorata a Versailles, oltretutto dove la vita è regolata da una rigida etichetta. Perché Luigi XIV decide questo, decide di portare tutti i nobili a Versailles? Molto semplicemente perché la nobiltà ha la sua fonte di potere nei territori che le spettano. I grandi nobili hanno la possibilità di creare dei centri di potere alternativo al sovrano quando hanno un controllo diretto dei propri territori. Ecco, allontanando la nobiltà dai territori di appartenenza, ovviamente era molto più facile tenerla sotto controllo. Quindi si garantiva uno stile di vita altissimo per l'epoca alla reggia di Versailles, in cambio appunto di poter tenere tutto quanto sotto controllo, e non a caso non ci saranno altre fronde durante il regno di Luigi XIV. Uno stato assoluto, una monarchia assoluta, inoltre non permette nessun tipo di opposizione al sovrano, e quindi il regno di Luigi XIV sarà caratterizzato da una rigida censura. Censura sulla stampa, dove non si poteva in alcun modo criticare l'operato del sovrano e della corte, e censura, ad esempio, e gestione, diciamo, anche dell'insegnamento. L'aspetto dell'istruzione, delle scuole, del regno era rigidamente controllato dalla monarchia, e repressione violenta, ovviamente, di ogni tipo di opposizione. Tanto che a questo colleghiamo anche un ultimo aspetto, cioè il fatto che la figura del sovrano aumenta esponenzialmente il suo prestigio per come viene presentata alla popolazione, nel senso che Luigi XIV, con Luigi XIV la monarchia torna ad essere, quale del monarca torna ad essere quasi una figura sacra, il monarca, il sovrano inviato direttamente da Dio sulla terra. Si sviluppa la cosiddetta cultura ufficiale, cioè è ammesso solamente un tipo di cultura che esalti la figura del sovrano e l'operato del sovrano. È in questo modo che Luigi XIV viene presentato al popolo francese come il Re Sole, per usare questo famoso appellativo che gli venne dato. Nel senso che Luigi era per la Francia come un sole, cioè era colui che dava splendore e bellezza a tutta la Francia e a tutto il popolo francese. Quindi cosa possiamo dire a conclusione di questa lezione? Che con la costruzione di questo tipo di Stato, in Francia scompare ogni traccia, o meglio quasi ogni traccia, del particolarismo feudale che aveva caratterizzato la Francia dal Medioevo alla prima età moderna. La Francia inizia veramente a diventare uno stato moderno, tranne forse che per un aspetto, che in Francia rimangono comunque, rimane uno stato con i ceti privilegiati, con nobiltà e clero che hanno dei netti privilegi nei confronti di tutto il resto della popolazione. Su questo torneremo ancora a parlare in future lezioni. Bene, questi sono tutti gli aspetti che permetteranno al Re Sole, a Luigi XIV, di fare della Francia una monarchia assoluta. Chiaramente manca ancora tutta una serie di parti da analizzare. Nella prossima lezione ci concentreremo su tre aspetti fondamentali del regno di Luigi XIV: la politica religiosa, la politica economica e la politica estera.